È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Gentili amici della Serie A Team, buonasera da Walter Caligaris, collegato dallo stadio Luigi Ferraris di Genova per raccontarvi la 32esima giornata di campionato tra Genoa e Crotone. È iniziata Genoa-Crotone. Ilie Marche prova ad andare via, buono il tocco di prima, a cercare Medeiros. Medeiros da fuori Kordaz, attenzione che dovrebbe esserci il calcio di rigore perché Kordaz è andato a stendere Yuri Medeiros. Braccio alto per Irrati e cartellino giallo per Yuri Medeiros. Non c'è un attimo di sosta però perché il Genoa può ripartire. Ancora la sinistra, sempre Medeiros. Va col sinistro, calcia Medeiros. E la respinta sulla linea di porta. Ancora il cross del Genoa per Bessa. E Kordaz deve metterci le mani. Chiede nuovamente la deviazione il giocatore del Genoa, Bessa. Chiama la palla a Iliemark, si attarda, poi il pallone ancora per Medeiros, ci prova ancora, vediamo Medeiros! E fanno 4, questa volta non trova lo specchio della porta. Occhiata in mezzo da parte di Simic, cerca il movimento, Varicci! Palla che gira troppo per riuscire a trovare lo specchio di Perin. Iliemark, attenzione al break del Genoa, Iliemark, il taglio per Galabinov, ottima la diagonale. Medeiros ancora con il sinistro, questa volta per Bessa! E sembra esserci il gol nel vantaggio del Genoa, è tutto buono, dovrebbe averla toccata Bessa sull'imbeccata di Yuri Medeiros che al quinto tentativo non calcia, pesca Bessa in mezzo all'area di rigore, il colpo di testa a superare Kordaz. Prova a rientrare di gran carriera il Crotone, però c'è già Yuri Medeiros che va con il no look verso Iliemark, palla in mezzo, Bessa si divora un'occasione clamorosa. Clamoroso errore per il 2-0 di Bessa che ha fallito l'appuntamento con la doppietta. E si riparte, può ricominciare il secondo tempo di Genoa e Crotone. Trotta, c'è Iliemark su di lui, prende controtempo Martella, poi vediamo, riesce ad arrivare comunque Trotta. Simi la tocca, attenzione per Barberi, sparte la conclusione che non passa, poi Martella col destro. Bello il numero di Ricci a fare fuori l'avversario che era l'Axalt. A servire Barberis che prova ad andare sul fondo. Barberis, la palla che spila, arriva verso Simi, la mette giù, il tacco addirittura di Simi. E poi Spogli a liberare l'area di rigore. Ha cercato il gol da Cineteca Simi. C'è il cross per Ricci, il colpo di testa! A sfiorare il palo! E questa è stata l'occasione più pulita e nitida per il Crotone. L'occasione l'ha avuta Ricci che però l'ha cestinata in maniera clamorosa. Si porta in zona offensiva, Ceccherini fino in fondo, la palla che passa verso Tuminello, arriva poi su Trotta, la mette giù, Trotta centrale. Iliemark ancora il doppio passo, Iliemark, palla che passa verso Pandev, la deve tenere lì il Macedone. Goran Pandev per Kofi, può caricare, Kofi pettina il palo alla sinistra di Kordaz. Kofi può calciare, ci ripensa, prova l'assenza per Pandev, ancora allargato Bertolacci e Kordaz, poi Pandev, la respinta, la palla non è via, anche la traversa di Bertolacci che si dispera. Termina qui Genoa-Crotone e termina 1-0 per il Grifone, decide il gol di Bessa al 28esimo minuto.